Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. La nostra Mellon Luthien mi ha fatto venire in mente l'idea per questo video, quindi grazie infinite Luthien per questo suggerimento. Quindi se avete anche voi qualche consiglio, non fatevi problemi, scrivete sotto o scrivetemi su Instagram e io vedo che posso fare. L'argomento di oggi, che è stato suggerito da Luthien, è rullo di tamburi. Le rune di nascita. Cosa sono le rune di nascita? Sono le rune che ci appartengono dal momento in cui nasciamo, veniamo al mondo, e sono legate alle iniziali del nostro nome e cognome e alla nostra data e all'ora di nascita, perché ogni runa corrisponde a una lettera dell'alfabeto, dato che in antichità le rune erano anche l'alfabeto degli scandinavi, e corrispondono anche a una fascia oraria e a un periodo dell'anno. E ovviamente la runa che fa eccezione è la numero 25, perché non corrisponde né a una lettera dell'alfabeto e nemmeno a un periodo dell'anno e neanche a una fascia oraria. Cosa possiamo apprendere dalle rune di nascita? Esse possono servirci per analizzare a fondo noi stessi, capire meglio noi stessi e analizzare meglio quello che ci capita nel corso della nostra vita. È possibile che ci dicano cosa potremmo incontrare nel corso della nostra esistenza, cosa che abbiamo magari già incontrato, che dovremmo incontrare in futuro o che stiamo incontrando in questo momento. Insomma, servono per farci riflettere maggiormente su noi stessi, per prima cosa, su quello che stiamo vivendo, e quindi imparare a interpretare ciò che stiamo vivendo nella vita, così da comprendere meglio la nostra esistenza, o anche a farci notare certi aspetti di noi stessi che magari sono assopiti nel nostro animo, sono rinchiusi nel profondo del nostro animo che non riusciamo a far emergere, e quindi a farci riflettere su perché questo aspetto non è venuto fuori, non è venuto a galla, e quindi cercare in qualche modo di farlo riaffiorare. Per esempio, una mia runa è Berkana, un suo significato è la femminilità. Io sono sempre stata una ragazza per nulla femminile, anzi sono sempre stata la ragazza mascolina del gruppo, sempre che si identificava come un ragazzo. Ciò mi ha permesso di riflettere sul perché io non riuscissi a vedermi femminile, perché non riuscissi a far emergere questo mio aspetto femminile. Ed è soltanto analizzando me stessa e nel profondo, e quindi mettere in chiaro le cose come stanno, ho potuto lavorare per far emergere questo mio aspetto, che pian piano sta emergendo sempre di più. Quindi ti suggerisco, una volta trovate le tue rune, di farti seguire dall'intuito per vedere quello che ti stanno comunicando, ti vogliono comunicare in base ai loro significati. E così potrai quindi analizzare te stesso e quello che ti sta accadendo, e magari quello che ti dovrà succedere o magari quello che ti è già successo. Adesso ti mostrerò le varie rune e ti dirò a quale lettera dell'alfabeto corrispondono e a quale periodo dell'anno e ora corrispondono. Così troverai le tue rune, e poi successivamente ti rimando a un video che avevo fatto in precedenza sul significato delle rune, così che tu poi potrai fare un'analisi da te. Andiamo? La prima runa è Feu, che corrisponde alla lettera F e al periodo del 29 giugno al 13 luglio e all'orario dalle 12:30 alle 13:29. La seconda runa è Uruz, che corrisponde alla lettera U e al periodo dell'anno 14 luglio al 29 luglio, e alla fascia oraria dalle 13:30
alle 14:29. La terza runa è Turisats, che corrisponde alla lettera DH e TH e al periodo dell'anno del 30 luglio al 13 agosto e alla fascia oraria dalle 14:30 alle 15:29. La quarta runa è Ansuts, che corrisponde alla lettera A e al periodo dell'anno dal 14 agosto al 28 agosto e alla fascia oraria dalle 15:30 alle 16:29. La quinta runa è Raido, che corrisponde alla lettera R e al periodo dell'anno dal 29 agosto al 12 settembre e alla fascia oraria dalle 16:30 alle 17:29. La sesta runa è Kaunats, che corrisponde alla lettera C e K e al periodo dell'anno dal 13 settembre al 27 settembre e alla fascia oraria dalle 17:30 alle 18:29. La settima runa è Jebo e corrisponde alla lettera G e al periodo dell'anno del 28 settembre al 13 ottobre e alla fascia oraria dalle 18:30 alle 19:29. L'ottava runa è Vunjo, che corrisponde alla lettera W e V e al periodo dell'anno del 14 ottobre al 28 ottobre e alla fascia oraria dalle 19:30 alle 20:29. La nona runa è Agalaz, che corrisponde alla lettera H e dal periodo dell'anno 29 ottobre al 12 novembre e alle ore dalle 20:30 alle 21:29. La decima runa è Nautiz, che corrisponde alla lettera N e al periodo dell'anno 13 novembre al 27 novembre. La fascia oraria è dalle 21:30 alle 22:29. L'undicesima runa è Isa, che corrisponde alla lettera I e al periodo dell'anno del 28 novembre al 13 dicembre e alla fascia oraria dalle 22:30 alle 23:29. La dodicesima runa è Gera e corrisponde alla lettera J e al periodo dell'anno 14 dicembre 28 dicembre e alla fascia oraria dalle 23:30 alle mezzanotte 29. La tredicesima runa è Eiwats, che corrisponde alla lettera CH, Q e X e al periodo dell'anno dal 29 dicembre al 12 gennaio e alla fascia oraria dalla mezzanotte e mezza all'1:29. La quattordicesima runa è Perto, che corrisponde alla lettera P e al periodo dell'anno del 13 gennaio al 27 gennaio e alla fascia oraria dell'1:30 e alle 2:29. La quindicesima runa è Algiz, che corrisponde alla lettera Z e al periodo dell'anno del 28 gennaio all'11 febbraio e alle ore 2:30 alle 3:29. La sedicesima runa è Sowilo, che corrisponde alla lettera S e al periodo dell'anno del 12 febbraio al 27 febbraio e alla fascia oraria dalle 3:30 alle 4:29. La diciassettesima runa è Tiwaz, che corrisponde alla lettera T e al periodo dell'anno 28 febbraio 14 marzo e alle ore 4:30 alle 5:29. La diciottesima runa è Berkana, che corrisponde alla lettera B e al periodo dell'anno dal 15 marzo al 29 marzo e alle ore 5:30 alle 6:29. La diciannovesima runa è Ewaz, che corrisponde alla lettera E e al periodo dell'anno 30 marzo 13 aprile e alle ore 6:30 7:29. La ventesima runa è Mannaz, che corrisponde alla lettera M e al periodo dell'anno da 14 aprile al 29 aprile e alle ore dalle 7:30 alle 8:29. La ventunesima runa è Laguz, che corrisponde alla lettera L e al periodo dell'anno 30 aprile 14 marzo e alle ore dalle 8:30 alle 9:29. La ventiduesima runa è Inguz, che corrisponde alla lettera NG o GN e al periodo dell'anno 15 maggio 29 maggio e alle ore dalle 9:30 alle 10:29. La ventitreesima runa è Otila, che corrisponde alla lettera O
e al periodo dell'anno 30 maggio 13 giugno e dalle ore 10.30 alle 11.29. La 24esima runa e ultima runa è la runa Dagaz, che corrisponde alla lettera D, e al periodo dell'anno dal 14 giugno al 28 giugno e dalle ore 11.30 alle ore 12.29. Una volta trovate le tue rune, ti mando al video il significato delle rune, perché se dovessi dirti anche quello in questo video ci sarebbe un sovraccarico di informazioni e rischieresti di andare in palla. Quindi analizza quello che ti dicono, quello che stanno cercando di dirti, e analizza te stesso, cerca di comprendere meglio te stesso e quello che ti succede nella vita. Non avere assolutamente paura di certi significati, di certi termini, perché come per esempio se ti dovesse capitare la runa Kaunas e quindi leggere, se non sbaglio, incidenti o roba del genere, non avere paura che magari possa capitarti un incidente e quindi morire domani, anzi probabilmente ti sta dicendo che ci possono essere degli incidenti di percorso in ciò che stai cercando di fare o robe di questo tipo. Quindi non aver paura dei vari significati e stai tranquillo, perché andrà tutto bene. In caso avessi bisogno di un aiuto, non farti problemi a scrivermi o qui sotto o sotto l'altro video o su Instagram, così che io ti possa aiutare. Davvero non farti problemi, io sono qui per aiutarti, anche se non ti è chiaro qualcosa o se non riesci a comprendere a meglio quello che ti sta dicendo. Ricordati inoltre che possono far riferimento a ciò che è già avvenuto o ciò che sta avvenendo o ciò che deve ancora avvenire, e spero soprattutto che ti possa aiutare a comprenderti meglio, comprendere meglio quello che stai vivendo, quello che hai vissuto e quello che magari dovrà avvenire. Non aver paura di tirar fuori cose che non vorresti e che magari cerchi sempre di tenere nascosto, perché serve soltanto per farti diventare una persona migliore e farti e conoscerti di più. Spero che ti possa esserti utile, spero che ti possa piacere come cosa, e ti ricordo di non farti scrupoli a scrivermi se tu avessi bisogno. Grazie nuovamente a Lutien per questo suggerimento. Con oggi è tutto, ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema esoterico, nerd tolkieniano, e se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica e dalfica giornata. Ciao Mellon!